fotoscultura del maestro Salvatore Oliva giunge all'Art Caffè in via San Giuseppe dei Nudi a Napoli. Maestro Oliva, una mostra che si intitola come? Si intitola Napoli a colori e vuole chiaramente indicare un grande momento di rinascita della nostra città che necessariamente dopo le ultime vicende deve esserci. E quale occasione migliore per venire qua all'Art Café e parlare di una Napoli che è stata, è e sarà sempre una grande Napoli, appunto Napoli a colori, che è un titolo che ha un significato enorme. Nelle sue sculture realizzate con gli elementi della terra come i minerali, il legno, il cuoio, ad emergere decise sono dei pulcinella che si ergono verso l'ignoto e il magma, l'energia dei vulcani. Sì, io ho sempre voluto rappresentare un po' la novità, perché io credo che le tradizioni, per quanto ammirevoli possano essere, hanno diritto alla loro evoluzione, altrimenti si finisce col fare solo oleografia. Invece noi dobbiamo portare l'immagine della nostra città in tutto il mondo attraverso le grandi innovazioni. E io nella mia modestia mi sono permesso di interpretare una figura storica come quella del Pulcinella, ormai nota in tutto il mondo, in senso un po' più moderno, perché credo che l'arte debba essere affrontata nella sua contemporaneità. Ma comunque sono anche molto molto legato al passato, quindi la mia è una transizione rispetto a quello che è stato e poi rispetto a quello che sarà domani sulla stessa figura del Pulcinella. Maestro Oliva, contemporaneamente a questa mostra all'Art Café lei sta compiendo un itinerario che possiamo dire unisce ai colori il nettare di Bacco. Sì, perché nacque questa grande idea molto tempo fa a tavola con degli amici che erano degli imprenditori di questo settore. E allora avevano queste grandi tenute di uva, di viti, e mi venne l'idea di realizzare delle opere a partire dai loro elementi, il tralcio di vite, le loro terre, i loro sassi, il loro vino. E quindi è iniziato questo tour con gli amici della San Paolo IMI, per cui giriamo per queste cantine in performance. E l'ultima che abbiamo fatto l'abbiamo fatta a Furore, che è un grande e bellissimo luogo. E la performance ha preso il titolo di Bacco Pittore ed ha avuto un successo indescrivibile. Ne sono molto contento di questa cosa. Dopo le mostre di quest'estate e quella all'Art Café, cosa c'è nel futuro di Salvatore Oliva? Ma io mi auguro che ci sia innanzitutto un grande futuro nella nostra città, per la nostra città. Tutti gli artisti, tutti gli intellettuali, tutti gli operatori del settore devono fare uno sforzo supremo per abbattere questa immagine negativa del nostro luogo di esistenza, per riportarlo agli antichi splendori. Io credo che questo sia possibile con la congiunzione di tutte le forze della città. Spero e anzi sono profondamente convinto che non impiegheremo molto 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 tempo. Intanto non abbiamo più i rifiuti per strada, e questo vuol dire che i napoletani hanno grande volontà di andare avanti e di riportare in questa città quello splendore che merita e che ci appartiene da sempre. Per me iniziare con Giacomo Rizzo a fare questo premio è veramente stata una cosa che mi ha riempito di orgoglio. Mi sono pure emozionato, se avete fatto caso, sì. Perché veramente era tanti anni che ci vediamo sì a teatro così, però averlo adesso qui ospite nel mio locale e premiarlo per me è veramente stata una gioia. Per me è un piacere.
Ma poi la cosa vera sono le pubblicità. Le pubblicità mi ci ingannano. Quella dello yogurt. Tanto c'era che a papà in Tapuci ha detto frigorifero, piede una sette yogurt e lo veneto. C'è trova che stai facendo. Mude, fate la mute con il sapore. La gioia di Ciro Giorgio, quella di Giacomo Rizzo per aver trovato un posto dove ricevere un premio in allegria. Ma parliamo un attimo del teatro, dei tuoi impegni futuri, Giacomo, ci vuoi raccontare? Ma i miei impegni futuri sono, e io intanto non volevo fare questi testi di Gaetano, non perché non volessi fare più Di Maio, ma volevo fare altro. Ma la produzione, visto che l'anno scorso è andato molto bene, cioè pensa mamma, mi ha così convinto di fare ancora quest'anno un altro testo di Gaetano Di Maio, che Presta ma moglie, ma io chiamerò Prestami tua moglie, perché poi ci metterò un po' le mani, lo diciamo riadatterò ma in maniera più moderna. E poi ho in mente due cose molto belle. I due marescialli del film di Totò e De Sica, che sto scrivendo insieme a un amico, che vorrei fare insieme o con Pozzetto o con Gianfranco D'Angelo. E poi c'è un progetto su Arsenico e Vecchi Merletti, che è un testo di una commedia inglese, dove io vorrei fare la vecchietta insieme a un altro attore comico. Facciamo queste due vecchiette che ammazzano le persone, non so se tu conosci la storia, sì. Questo è un vecchio film che fece Gary Grant tantissimi anni fa, che è molto divertente, e noi vorremmo fare queste due vecchiette. Poi ci sono anche molti ruoli comici, è una commedia estremamente comica, ma chiaramente inglese, io ci metterò un po' le mani per farla diventare anche un po', diciamo, napoletana, per far divertire un po' il pubblico. Ciro Giorgio, il premio Arts Café Una Vita per il Teatro, quindi con un personaggio come Giacomo Rizzo, non poteva cominciare nel migliore dei modi. Certamente, infatti ho voluto proprio Giacomo Rizzo come primo esponente del teatro napoletano, che porta veramente il teatro e le tradizioni nostre in tutto il mondo. E quindi iniziamo con Giacomo Rizzo e poi andremo avanti con tanti altri personaggi, perché la nostra città fortunatamente è piena di grossi artisti, ma artisti in genere, non solamente quelli di teatro, ma artisti come cantanti, pittori, perché no? Questa volta abbiamo qui questo piacere di avere qui con noi Oliva, Salvatore Oliva, con queste sue opere veramente stupende. È il premio che ti ha fatto a te, io sono quasi invidioso, lo vorrei anch'io, perché è bellissimo come premio. E quindi questo premio poi lo dedicheremo a tanti altri personaggi che di volta in volta fanno onore alla nostra città, alle nostre tradizioni. Giacomo, un saluto ai tuoi ammiratori e un saluto agli amici dell'Art Caffè. Agli amici dell'Art Caffè dico, speriamo di ritrovarci ancora un'altra sera qui e con qualche altro mio collega che vorrà anche lui accettare l'invito come ho accettato io, senza pensare di essere chissà chi, perché nella vita non siamo niente nessuno, voglio dire, e quindi l'umiltà è la prima cosa, voglio dire, stare insieme agli amici è una cosa felicissima, speriamo che lo capiscano e che vengano. E poi invece volevo ringraziare Ciro, che mi ha dato la possibilità di incontrarlo insieme. Poi ho rincontrato un sassofonista straordinario, che è fabbricatore, appartenente a una famiglia di musicisti straordinaria, storica. Io ho avuto anche il piacere di avere un suo fratello batterista che era con me nel 1970 in uno spettacolo chiamato Teorema in palcoscenico, che fu il mio primo spettacolo da comico, avevo 31 anni ed era il mio primo spettacolo che facevo in tutta Italia. Io saluto il pubblico, mi raccomando non mancate, perché io debutto al Totò con lo spettacolo nuovo, poi sono d'estate al Maschio Angioino con Cevenza Mamma e tornerò sia al Cilea con Prestami tua moglie, che si chiamerà Prestami tua moglie, e sarò invece al Teatro Bracco con questo spettacolo che si chiamerà Ci pensa mamma, che è uno spettacolo divertentissimo. Portatevi le mutande, vi ricambio, perché non si può mai sapere, qualcuno veramente so che ha fatto addosso, sinceramente. Arrivederci. Grazie.